amiche e amici appassionati di PES 2021, buonasera, sono Senex e come sempre vi do il benvenuto in questo nuovo video del nostro My Club. Allora ragazzi, allora, prima di iniziare la partita io andrei a spacchettare, se siete d'accordo, così in modo da avere almeno una squadra decente da poter mettere in campo. Abbiamo un regalo, agente, premium agent, ancora una volta, vediamo chi troviamo. Sì, usiamo questa gente, vediamo che bersagli potremmo andare a prendere qualora fossimo leggermente... No, senza bersagli, così a sorpresa, bello, mi piace. Spagnolo. Un pallone argento, perfetto. Sicuramente sarà utilissimo. De Jong, che purtroppo non è, è quello del Barça, è ottimo, ottimo. Ma va benissimo, noi siamo più forti di tutti, non ci interessa una mazza. Vabbè, adesso è gratis, quindi non potevamo aspettarci chissà che cosa. Mentre adesso abbiamo English League Club Championship Fonzi Fanzi. Andiamo al profilo, vediamo sempre il 20% di possibilità di trovare un pallone nero. Va bene, paghiamo, tanto siamo pieni di monete, ma che ci frega, siamo ricchi, ricchi. Vediamo chi troviamo per una volta. Un 20% daccelo. Ovviamente è inglese. E ovviamente non è un pallone nero. Vabbè. Barclay dell'Everton. No, che è? Del Chelsea B. Perfetto. Anche lui un ottimo centrocampista, va bene. E a questo punto, ragazzi, siccome non c'è due senza tre, andiamoci a spacchettare l'ultimo e poi vediamo che succede. Poi ci andiamo a fare la formazione. E dai, una volta, niente. Vabbè, almeno un pallone oro. Dal Manchester United, dei Red Devils, andiamo a trovare il fantastico Van de Beek. Vabbè, perfetto, grazie. Allora, vediamo un attimo la formazione, cosa possiamo mettere. Dunque, no, basta, esci, grazie. Allora, record my club, che cosa abbiamo sbloccato? Allenamento tattico, grazie. Allora ragazzi, questa è la miglior formazione al momento possibile. Mandanda, Giorza, eccetera. Poi gli altri li vedete. Ilicic giocherà un po' fuori ruolo, come dovrebbe essere in teoria una seconda punta. Lo mettiamo come centrocampista laterale sinistro. Lo spirito di squadra, come vedete, è a 46, quindi ai minimi storici non sarà molto facile riuscire a vincere questa partita, che andiamo subito ad effettuare la nostra ricerca. Vediamo un po', siamo su PS4, quindi in teoria dovremmo essere molto più veloci nel trovare il nostro avversario. Ancora abbiamo una valutazione di 4,66, anche figlie di una vittoria fatta nello scorso episodio, perché chi è forte con qualsiasi giocatore, c'è poco da fare. È anche vero che se poi andiamo a incontrare Mbappé, Ronaldo, Messi, eccetera, sarà difficile, però c'è da dire che noi siamo fortunati, perché lo scorso PES abbiamo effettuato le nostre challenge, quindi siamo un po' abituati, no, a giocare con le pippe e avere contro i mostri. Ecco, come vedete anche su PS4 mi sa che ci sono problemi nel cercare i vari avversari. Eccolo qua il nostro avversario, valutazione 215, Dome Escobar 069 di Offenbach, quindi tedesco. Non voglio dire niente, 215 ovviamente è molto bassa come valutazione, però vediamo un po'. Amanda andai in porta, Shaka, Del Piero, Rumenig, insomma, anche lui si tratta abbastanza bene. Guardate Del Piero, forse quando aveva 18 anni, questa face di Del Piero. E allora siamo pronti, vediamo, ci buttiamo subito in offensiva e vediamo che succede. Barclay, i nostri nuovi acquisti, Mbappé di prima, mamma mia, subito facciamo capire chi comanda, Matuidi. La larga De Stupignan. Holop! Mamma mia, come sei andato, Elecec! In mezzo! Ecco, perfetto. Perfetto! Vabbè, era la prima azione. Oh! Attenzione, pallonetto! Ti prego! Sono troppo forte. Basta, ragazzi, non mi fate giocare più, veramente. Lasciamo solo la massa, perché sono troppo forte. Basta, diventa noiosa una certa vincere sempre, questo mi sa un po' una pippa, io non vorrei di niente, non vorrei neanche offendere, però la finta di Mbappé, niente, doppio passo fulmineo, sì, a dire se risultasse una volta, mannaggia. Oh, ancora?
Van der Beek, niente. Mbappé, la prova. Troppo forte Mbappé. Poi in mano mia ovviamente diventa tutto più facile. Manda andà. Ilicic non ci arriva, proprio contro la sua ex squadra, il grande Josip. Mbappé, bellissima. Ancora no, peccato, mannaggia, Del Piero. Rummenigge. Ecco il filtrante. No. Cerca lo spunto. No. Si libera la grande. No. Chance per tirare. La sfera. Bella. Bravo. Bravo. Ha segnato il gol del pari. Immarcabile praticamente è stato. Vabbè, ma è giusto così, è giusto così. Dare anche una chance agli altri, perché sempre noi dobbiamo vincere. Diamo una speranza, un'illusione più che altro anche all'avversario, che possa effettivamente batterci, anche se poi non hanno speranza. Attenzione Arthur. Vabbè, però porca miseria, sempre l'ultimo passaggio mi va a bloccare. Ilicic. Josip Ilicic. Josip Ilicic. La Ilicic. Hola, hop. Di qui, di qui, di qui. Bravo. Ilicic, dove stai, oh? Josip Ilicic. Eh sì, Josip Ilicic, l'abbiamo capito. Barclay. Ancora verso Ilicic, di prima. La fa passare. No, questa è sfortuna, però. Questa è brutta, però. Avevo fatto una cosa incredibile, avevo fatto. Oh, Mbappé. La. Che è? Ma io non l'avevo premuto. Ma non è vero. Perché mi preme i tasti che io non premo? Del Piero. Mi inizio a nervosire adesso. Vabbè, ciao Rummenigge. Mo, una volta ti studio te. Mica sempre. Grande 1-2. Ilicic ancora. Barclay. Barclay. Non riusciamo a passare, ma attenzione, perché... Oh, bellissimo, di prima avevo tirato subito. Perché non mi tira? L'avevo tirato subito apposta per non fargliela allungare. Perché, Rummenigge? Giorza, bravi, il grande e irreprensibile Giorza. Arthur. Bravissimo, vede Mbappé. La, no, la, no, no, Caulfield, Shanun, aia, oh, ma sono, mi sembra un po' esageratamente forte sto Rummenigge, io non voglio di niente, però mi sembra proprio leggerissimamente, passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Beh, beato lui che ha Rummenigge, vedo di dentro l'area di rigore. È stato bravissimo a mantenere la freddezza. Ma De Beek, attenzione, perché adesso la situazione si è ribaltata assolutamente. Si rompe l'equilibrio. Da vincitori a vinti siamo passati. Ma non è ancora finita, noi. Eccola, perfetto. Perfetto. Rummenigge, superstar. Perché Mbappé non è così letale come il buon Rummenigge? Caulfield sbaglia. Oh, oddio, ti prego. Mbappé, non puoi sbagliare. Mbappé, non puoi sbagliare. Non puoi sbagliare. Sbaglia Mbappé, però. Vedi, vedi, Rummenigge non l'avrebbe sbagliata questa. E per forza poi quello mi va a segnare. C'è Rummenigge, io c'ho Mbappé. Matuidi, recupera palla. Lungo passaggio in avanti. Mostrano un buon controllo del gioco. Basta. Ma tutte me piglia. Giorza. Arthur. Centralmente. Di prima. Noi! La larga. Ma dove l'ha passata? Di prima! Mazza che bomba. Bella, bella. Però mi è piaciuta. Mandanda si è fatto un sonno. E l'ha parata. Caulfield ancora. Qua, ma lui rischia tanto, ragazzi. Gli piace proprio... E rischiare. Arthur proprio è distrutto fisicamente. Avrà una resistenza di un anziano di 99 anni. Morto proprio Arthur. Boh, vabbè. Non so come sia possibile, ma comunque. Non neanche un filo di vita proprio, zero. Però ancora Arthur, guardate come va comunque a combattere con il cuore. Di prima.
Ancora Arthur. Flop! Vai Mbappé che sei velocissimo. Mbappé attenzione, vola. Vola. Guarda Mbappé come vola. Mi sto iniziando a nervosire, ragazzi. Vi dico la verità. Vi dico la verità perché quando vedo queste cose io mi nervosisco sempre. No, devi tirare. Ma Madonna mia, vorrei spaccare tutto. E ancora deve arrivare FIFA, che come sappiamo è il re dei joypad rotti e scaraventati sul muro e delle bestemmie. Infatti io inizio ad avere molti dubbi sulla mia sanità mentale quest'anno con FIFA. Però vabbè, cercheremo di fare del nostro meglio. Questo è un grande calcio. E abbiamo ancora un vabbè, si ricomincia intanto il secondo tempo con Rice. Bravo Mbappé. Bravo Mbappé che va a recuperare, ma è tutto solo. Aspetta Van der Beek. Van den Beek, come minchia si chiama. Ilicic la fa scorrere, però è tutto solo. È tutto solo. Centralmente c'è Matuidi. Giorza, guarda, sono in 40 qua. Ma come devo passare mai? Sono in 40. Vede però lo spot. L'assistente dell'arbitro segnala giusto. Con 40 difensori mi va a fare fuori gioco. Mi va a fare. Wow. Che ignoranza. Perché io devo giocare proprio con questi giocatori ignoranti. Proprio calcisticamente ignoranti. Diciamocela tutta. Diciamo le cose come stanno. E basta con sto buonismo inutile che non porta beneficio a nessuno. Mbappé. È una goccia nel deserto. Il povero Kylian Mbappé ancora ci prova. Ma lui ci gioca. Rischia molto. Rischia molto. Rice. Chaka. Calcio di punizione per l'Atalanta. Punizione per l'Atalanta, perfetto. Ci mancava solo questa. Ottimo. Han Xuan. Va a battere. Vasili. Vasili. Verso Chaka. Grandissimo. Ma tu vedi che la va a recuperare. C'è sempre Mbappé. Sempre lui, ma è il passaggio. E ovviamente troppo lungo. Alex Del Piero. No. E Stupignan la va a prendere. No. Oh, questo ragazzi, quando entra in aria è devastante. Ci entra poche volte, ma quando ci entra si fa sentire. Vabbè. Tra francesi si dovrebbero intendere, invece niente. Non si intendono manco per una mazza. E questo qua è lo spirito di squadra, ragazzi. Questo è lo spirito di squadra, come vedete. Bellissimo intervento qua. Grande passaggi. Grande ragnatela di passaggi. Attenzione. I compagni devono ringraziarlo. No, no, com'è passato? Non è possibile. Non è possibile. Che sta da fare? Oh. Ah, no, perché mi sembrava rigore. Vabbè, effettivamente. Un buon forgione, neanche me l'ero accorto. Manda andà. Dovremmo almeno pareggiare. Vorrei restare imbattuto, se è possibile. Josip Ilicic. Vede lo scatto di Estupignan, che però viene fermato. Attenzione, dobbiamo ripartire. Chambers, dovremmo iniziare a fare qualcosa di più. Matuidi. Vabbè, arbitro però, Matuidi. Oddio, oddio, non ci credo. Ma che culo ha questo, che culo ha? Ma basta, basta. Non so, ha 40 difensori, ha pure il culo di tutti i rimpalli. Ma, la, ti prego, niente, ti prego. È buono, oh, 20 minuti, dai che ci andiamo a prendere sta partita, va. E basta, basta, amico mio, basta, hai avuto i tuoi 10 minuti di celebrità, adesso basta. Intanto qua accumuliamo punti sopra punti. Attenzione, perché adesso il momentum. Sempre Atalanta, oh. Sempre Atalanta. Il momentum, dicevo, è dalla nostra parte. Vediamo, attenzione. Sì, ciao Chaka, grazie. E allora non si può fare niente. Dillo, arbitro, non potete far nulla. Fate danza classica e così non ve fischio fallo. Per forza. Oh. Matuidi. No. No. Oddio, questo no, aiuto. No. Fallo per me. Niente. Oddio, grazie. Meno male.
C'era, giusto. Dai, veloce. Mandanda, verso Estupignan. La fa scorrere, si scorda anche la palla per un momento. Ilicic. Vai, Ilicic. Centralmente, Barkley. È sempre in fuorigioco, Mbappé, ma svegliati, no. Mamma mia, non lo vedi. Oh, veloce, questa la passa. Questo è pazzo, lo sapevo. Che erroraccio, ma io so più stronzo di lui. In modo sportivo, ovviamente, detto, assolutamente in modo sportivo, mi dissocio. Attenzione. Ma sempre fallo, fischia, quello. Ma che, perché? Perché? Ma che partita è? Che arbitro è? Mbappé. Vai. Oddio, ci arrivino. Oh, la prende. Questo è pazzo. Niente. Non è detto che finirà così. Lo vede dall'altro lato. Può cercare il taglio in mezzo. Sì, ma è angolo. Angolo. Ma quanto sono imbecille, ragazzi. Per una volta non mi riesce mai un dribbling. Oh, è incredibile. Van den Beek. La mette in mezzo. Chi è? No, traversa. Ti prego, tira. Tira. La palla resta. Non ci credo. Non ci posso credere. Colpo di testa. Ah, ops. Ti prego, Mandanda, è tua. Mamma mia, che culo. Ma basta. Basta. Ma tutto a lui arrivano. Ma che ha la calamita questo? Chi ha? Oh, ops. Ok, mia Giorza. Vai che possiamo ripartire. Ce la strameridiamo. Eccola, perfetto. Perfetto, sì. Domani lo pigliamo a questo. Giusto. Oh, esiste un dio della giustezza. È giusto, perché sarebbe stato proprio un risultato rubato. Vabbè, io poi sono anche un po' imbecille insieme a lui. Meno male che Mandanda fa il suo lavoro. Vabbè, basta, passaggi corti, abbiamo capito. Ora, adesso è importantissimo riuscire a prendere, così in modo da partire in contropiede con Mbappé. Pim pim pim, gol. Ok, perfetto, abbiamo fatto la nostra tattica. Del Piero va a battere questo calcio d'angolo, forse si decide. Sì, si è deciso. Ok, perfetto. Abbiamo preso la nostra tattica, inizia a funzionare da subito. Matuidi può partire. Attenzione, anche abbastanza veloce. Matuidi, c'è lo scatto di Kylian Mbappé che è velocissimo. È stanco ma felice. Tutto solo, si deve fermare tutto solo. Ci arriva, sì. È tua. Ma no, che cosa ha parato? Non ci credo che cosa ha parato, ma non è possibile. Oh, ops. Non è possibile, ti prego, no, non ci è arrivato, non ci... Mamma mia che stiamo guardando in questa partita. Bella partita, però dai, è stato bravo pure lui. Molto aiutato, ovviamente, da quel cazzarola del Rummenig là davanti, però è giusto così, del resto è Rummenig. Ilicic. Niente. È finita, ragazzi. Bella partita. Bravo. Complimenti al nostro avversario Tetesta di Offenbach. Doppietta del sempreverde Rummenig, che a quanto pare riesce ancora a far la differenza. Van de Beek è migliore in campo. Vabbè, io l'avrei dato a Rummenig, veramente. Però se lo dice lui. Allora, perdiamo 2 punti. Dai, ci poteva stare. Comunque, restiamo ancora imbattuti. Per quanto riguarda il My Club, speriamo che vadano a mettere anche dei pacchetti più succosi. Anzi, vediamo che record abbiamo fatto. Dunque, 50 monetine. Mi piace. Guardate l'analisi di gioco prima della partita. Mi piace. Una partita contro combo, poi lo andremo magari a fare più avanti. Vorrei vedere. Non c'è niente, vero? Solo English League, gente top. Niente da fare. Quindi questa settimana mi va un po' a nicchiare a livello di pacchetti succosi. Non c'è nulla per cui valga la pena andare a spendere queste monete. Quindi fatemi sapere la vostra, come sempre, qua sotto nei commenti. Lasciate un bel like, una condizione, un'iscrizione per non perdere nessuno dei prossimi video. Io, ragazzi, vi saluto e vi abbraccio come sempre, rimandandovi al prossimo video. Ciao.